Io ho fatto una roba, sì, che secondo me manca perché non la trovo per me, per i miei gusti, ma può darsi che magari i miei gusti in Italia non li ha nessuno, perché sono molto esterofilo, no? Per quanto riguarda la TV. Per quello sono finito a fare The Voice, perché seguivo The Voice America, e quindi ho detto, quando mi hanno proposto di fare The Voice, ho detto wow, se facciamo il format è quello lì, quindi sì, una delle ragioni è quella, poi c'è stata l'altra ragione che era la Carrà. E quindi non lo so, io dico che a me piace e prima non c'era, quindi a me, però per me, poi io deciderò il pubblico come sempre. Domanda. Hai detto che se dovessimo definire Sorci Verdi sarebbe un David Letterman sotto acido che prova a farsi un Muppet. Puoi argomentare? Sì, era un modo che ho trovato per descrivere in una frase a tante persone che con tutto il rispetto non hanno i miei riferimenti. Cos'è? Perché se mi metto a parlare ti dico tre nomi: Key & Peele, Kimmel e Fallon, sono tutti show che qui non vanno e che io do per scontato che uno che è del mestiere dovrebbe conoscere, ma in realtà non è così. Quindi allora, siccome qua Rai, qual era la Rai che ha mandato in onda Letterman, non mi ricordo, per un po' di A4 ha mandato in onda 5, ha mandato Rai 5, vabbè, o 4 o 5 raga, non lo so, ha mandato in onda Letterman per un po', quindi anche in Italia si sa cos'è Letterman. Quindi se tu scrivi Letterman sotto, in realtà Letterman proprio non è nei riferimenti di questo show, però vabbè, forse in quelli di Iannacci, ecco, negli stacchetti di Iannacci forse. Un'altra cosa, basta con due pesi e due misure per gli americani e per gli italiani. Cioè, dalle 10, in un film americano, dalle 10:30 in poi cominciano le peggio cose, e grazie alle quali fanno audience, perché nelle storie bisogna raccontare, nelle favole si raccontavano delle cose tremende, cioè i fratelli Grimm. Ora siamo arrivati a limitare chi scrive per non offendere chi? Voi. Perché cioè la gente non si offende e quindi si limita la nostra produzione, quella nazionale, a favore di quella di importazione, che può fare Breaking Bad, mentre chi fa le fiction in Italia non può fare Breaking Bad, perché già quando va a proporre la fiction Breaking Bad, no, mica malato di cancro, ma sei fuori, fa lo spacciatore, ma sei fuori, e così ci fottiamo il PIL, andiamo a risolvere ai minimi termini, le nostre serie non vendono un cazzo, facciamo figure di merda, a parte Gomorra che è stata fatta così proprio perché sono riusciti a saltare questa escamotage e a poter far esplodere macchine, a fare morti, che altrimenti non possono, hai capito? Quindi bisogna saltare questo progetto e fare semplicemente quello che si fa in seconda serata di già, solo che non nelle produzioni italiane ma in quelle americane. Ok? Quindi Sorci Verdi è un programma pulito rispetto già a quello che c'è in onda, è diverso e potente rispetto alle produzioni italiane che si cagano tutti addosso di provare a fare come gli americani, ok? E io non so se sia voluta o no, ma è anche un modo per limitare i nostri sceneggiatori rispetto agli sceneggiatori americani, perché è facile, poi loro arrivano con una cosa che è già stata venduta, è andata in tutto il mondo e da noi la comprano e va in onda e dicono sempre che bravi gli americani, che schifo gli italiani, e invece no, sono proprio le regole che vanno cambiate, non è colpa di uno che comanda questa cosa, è colpa delle regole. È colpa di chi poi va a rompere i coglioni alla Rai, non è colpa della Rai, è colpa dei comitati, delle mamme di sto cazzo che poi vanno a rompere i coglioni e fanno così e limitano la libertà di tutti, anche la vostra, di scrivere, di parlare, di, capisci? E pensano che poi chi comanda? Quelli che ci fanno passare come un popolo di razzisti, come un popolo di omofobi, come un popolo che non ha vissuto gli anni 60, un popolo che non si ricorda delle bombe, che cazzo ragazzi? No, cioè non è così, perché non è vero neanche che chi comanda la pensa così. Dobbiamo finirla di farci guidare dal politicamente corretto, siamo un paese tenuto per le palle dal politicamente corretto, ok? E che ci sta rovinando tutti, sta rovinando il dialogo sociale. No, l'ho sempre, se ho detto, se farò mai una roba in TV mi ci vuole Iannacci per fare il pari. Cioè altrimenti, cioè lui ha così tanta classe che è riuscito a rendere elegante anche una roba dove c'ero io. Quindi, cioè, come dico nella prima puntata, Paolo Iannacci è qui in rappresentanza delle persone che hanno studiato. Così Aldo Grasso, se è ancora qui e non è andato a letto, non si sente solo. Perché Sorci Verdi in realtà era nato già prima di andare in Rai, molta gente che vedete nei titoli di testa era gente che ha scritto la versione beta di Sorci Verdi, quella prima che i direttori venissero, prima che il direttore impazzisse, ecco. Ultima
prima domanda? La boh, perché classificarmi? A un certo punto c'è una scena bellissima del film sui Doors, no? Scendono dall'aereo e chiedono a tutti: tu cosa sei? Io sono Mark e suono le tastiere, io sono Jim Morrison. E che cosa fai nella vita? Jim Morrison. È così, tu chi sei? Sei J-Ax, cosa fai nella vita? J-Ax. Perché prima di me non c'era.